Oggi è Santa Barbara, una ricorrenza importante per i vigili del fuoco. Diciamo che quest'anno Santa Barbara è sempre una festa per i pompieri. Ripeto, come ho detto già altre volte, anche per quelli che diciamo non credono, però Santa Barbara è il giorno in cui tutti i pompieri stanno insieme, tutti i pompieri si sentono vicini uni agli altri, insieme alle famiglie, alla cittadinanza e a quant'altro. Quest'anno purtroppo la festa è un po' in forma sommessa, perché i fatti di Alessandria li portiamo ancora dentro tutti quanti noi, perché poi lei consideri che i pompieri non sono di Teramo, di Pescara o di Roma. Noi durante le calamità siamo a contatto, tutti i comandi d'Italia stanno insieme. E quindi personale che purtroppo ha avuto problemi a Alessandria, ce lo siamo trovato anche nella calamità del 2017, stavano magari capaci che stavano anche in Abruzzo a lavorare. Quindi per questo c'è questo senso di un po' di tristezza nella gioia della festa. Il bilancio di questi primi 6 mesi a Teramo? Il bilancio dei primi 6 mesi è positivo sicuramente, ho trovato il comando in buona salute, i vigili del fuoco sono sempre operativi e sempre preparati. Un piccolo problema c'è nella parte amministrativo contabile, che purtroppo i pensionamenti e quant'altro hanno avuto un ritardo nel reintegro, quindi il turnover non è stato diciamo al pieno per quanto riguarda la parte amministrativo contabile, quindi cerchiamo di andare avanti con una carenza del 30% circa di organici. A livello di interventi più o meno quanti ne sono stati fatti? 4.000 interventi fin dal primo di gennaio ad oggi, e poi c'è anche la parte della prevenzione incendi, dove i nostri tecnici hanno evaso circa 4.000 pratiche.